Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi, così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno. Perché a questa generazione si è chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Fratelli, oggi il Signore ci parla di una casa, perché la chiave della conoscenza fa diretto riferimento a una chiave concreta, di una stanza concreta, di una casa concreta, non è una cosa così ideale. Si tratta della yeshiva, si tratta della casa della conoscenza, la casa dove si impara la Torah, dove si acquisisce la sapienza. Conoscenza dell'amore di Dio, la conoscenza di Dio attraverso l'immersione nello studio della Torah. La yeshiva dove ancora oggi gli uomini del popolo di Israele studiano, ruminano, scrutano la scrittura. Ebbene, questa casa, questa stanza, che è un po' una profezia anche della Cal, no? della Chiesa, dell'Ecclesia, che è l'assemblea convocata dalla parola, è da dove noi possiamo conoscere attraverso la parola, e per noi la parola fatta carne, che è il nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio. L'accesso a questa stanza avviene attraverso una porta che ha una chiave. Ebbene, questa chiave che era stata data al popolo di Israele e segnatamente ai suoi responsabili, questa chiave invece di aprire chiudeva. Gesù riconosce questo. Gesù denuncia, guai, e questo guai è un lamento funebre, fratelli, è un lamento d'amore, è uno strazio del cuore di Cristo nel vedere i primogeniti di Dio, quelli ai quali Dio aveva dato la chiave perché aprissero la porta del suo cuore, la porta della sua parola al popolo e attraverso il popolo al mondo intero, alle nazioni, proprio loro avevano chiuso ed erano rimasti fuori. Non entrate voi e non fate entrare nemmeno gli altri, quelli che volevano entrare, i piccoli, i poveri, i peccatori, i deboli, gli incoerenti, ma insieme a loro, questi che avevano la primogenitura, avevano lasciato di fuori non soltanto quelli che in fondo disprezzavano, no? Il popolo, questo popolo è maledetto perché non conosce la legge, no? Dice in un altro posto, ma erano fuori anche loro, sotto la stessa maledizione. Gli uomini, tu e Dio, che abbiamo la primogenitura, cioè che siamo stati scelti, eletti, chiamati da Dio per conoscerlo, a noi che è stata data, a noi preti, questa è una parola innanzitutto per i preti, ma poi non solo per i preti, è per chiunque abbia una minima responsabilità o grande responsabilità verso un altro, quindi tutti, perché tutti abbiamo una responsabilità verso il nostro fratello, verso il nostro figlio, verso il nostro nipote, verso la nostra moglie, verso il nostro marito, verso il fidanzato, verso il fratello, abbiamo una responsabilità anche se non siamo catechisti o sacerdoti, presbiteri o vescovi, abbiamo una primogenitura perché per il fatto di essere stati chiamati nella Chiesa siamo dei primogeniti, a noi è stata consegnata questa chiave attraverso la quale possiamo rientrare in comunione con Dio, cioè nella conoscenza, e la conoscenza è intimità, è quasi unione sessuale, cioè essere una sola cosa con Dio. Ma che cosa ne abbiamo fatto? Che cosa ne hai fatto tu di questa chiave? L'hai buttata via, o meglio, l'hai usata per chiudere, l'hai usata in maniera innaturale, hai chiuso la porta perché ti sei fatto Dio, perché hai deciso tu come usarla, hai deciso io come, quando aprire o chiudere. Allora, quando la chiave è usata con l'orgoglio, con la superbia, quella chiave smette di aprire e chiude solo, perché la superbia rompe la comunione con Dio, si sbatte fuori dal paradiso. Quella chiave, se usata con amore,
se usata nell'amore, ha quella scanalatura che si chiama amore, che è il cuore del tuo fratello, che è la ferita del tuo fratello, che è la debolezza del tuo fratello, che è la povertà del tuo fratello. In quel momento quella chiave apre al fratello e a te, perché è nell'amore, apre per te e per tuo fratello, per tua moglie, per tuo marito, per chi sia, apre la porta di questa casa, dello studio della Torah, della conoscenza dell'amore di Dio, questa porzione di paradiso. Lampada dei miei passi la tua parola, cioè la Torah era tutto per Israele, la Torah è come un meteorite del cielo, del paradiso perduto, è un frammento, un souvenir, qualcosa, cioè nella parola c'è tutto. Con l'amore si apre questa porta e possiamo entrare, ma se non c'è l'amore, c'è la superbia, l'orgoglio di chi si crede Dio e quindi usa quella chiave per chiudere, ma se chiudi quella porta, tu sei in un sepolcro. Se noi chiudiamo la porta, chi sta fuori da quella casa, chi sta fuori da quella stanza, quella conoscenza, è nell'inferno, fratello. Cioè non sono via di mezzo, sei in una tomba, perché Gesù parla di tombe. L'opposto di quella casa, di quella stanza, della conoscenza, è l'inferno, è la non conoscenza, cioè è la stoltezza, cioè è l'orgoglio che acceca, cioè è il non amore, è il rancore, è l'odio, la violenza, la concupiscenza, la lussuria, la gola, sono i sepolcri che noi prepariamo alla parola dei profeti, non ci entra più. Arriva un prete, arriva tua madre, arriva tua moglie, arriva tuo marito, arriva un catechista, non lo ascolti, non lo ascolti, anzi, lo uccidi. Sì, contribuisci a quello che hanno fatto tutti gli altri. In che senso? Molto semplice, fratello. Con la tua malvagità, con la tua superbia, con la mia superbia, con la mia stolta superbia, apro davanti al profeta, che è anche fratello, come Abele, un sepolcro. E lo chiudo, e lo sigillo. Per questo quella chiave chiude i profeti e noi dentro la stessa tomba, nel buio, nel fallimento, nella frustrazione del piano di Dio. Ma benedetto sia Dio, Padre nostro Signore Gesù Cristo, perché in Lui, in Cristo, che è colui il quale ha messo la sua carne su questa chiave che è la croce, perché quella scanalatura che apre la porta della scienza, della conoscenza, che apre le porte del paradiso, è la croce, fratelli carissimi, che ha una scanalatura molto 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 speciale, che si chiama amore, che si chiama perdere la vita, che si chiama rinunciare a se stessi. Su questa chiave ha disteso le sue braccia, diventando una sola cosa con lei, con questa croce, nostro Signore Gesù Cristo, l'unico che può aprire di nuovo quello che noi abbiamo chiuso, la tomba che noi abbiamo chiuso, sopra di noi, con i nostri peccati. Lui è sceso lì, lui è venuto molto più che profeta, laddove abbiamo chiuso tutti i profeti, laddove abbiamo buttato via tutte le profezie, tutte le parole che non abbiamo ascoltato che ci avrebbero salvato. Cristo stesso viene a morire, per questo dice i vignaioli omicidi, prima prendono, bastonano, uccidono tutti, no? Quelli che sono inviati, e poi anche il figlio uccidono, per avere l'eredità. Bene, perché si colma la misura, cioè perché si capisca perfettamente chi sei tu e chi sono io. Uno che non c'ha sapienza, uno che ha disprezzato la primogenitura. Bene, a questa persona che sei tu e che sono io, oggi viene di nuovo Cristo, umile, mite, inchiodato su questa croce, inchiodato su questa chiave, la vuoi prendere o non la vuoi prendere? E questo è il punto, vogliamo prendere questa chiave di nuovo, la Chiesa ce la offre, attraverso il sacramento, che è il perdono dei peccati, attraverso l'Eucaristia, attraverso la preghiera, attraverso questa parola, attraverso la parola che ci offre la Chiesa, attraverso la vita comune. Tutto questo oggi viene già la chiave della scienza, te la regala di nuovo. La vuoi aprire questo sepolcro, vuoi poter passare con Cristo dalla morte alla vita, dalla ignoranza alla conoscenza, dalla stoltezza alla sapienza? È possibile, perché queste chiavi sono state date a Pietro, fratello, e Pietro è che entra ogni giorno nel conclave, cioè quella stanza che è la Cappella Sistina chiusa, per partecipare e ricevere il ministero di nostro Signore Gesù Cristo, partecipare al ministero di salvezza di nostro Signore Gesù Cristo, perché la Chiesa unita a Pietro è il corpo di Cristo che si fa chiave per te che sei dentro alla Chiesa, e con te si fa chiave per questa generazione, aprendo le porte del paradiso, aprendo le porte, perché la Chiesa, la comunità cristiana, è l'anticipo del paradiso.
è quella porzione di regno dei cieli dove si conosce Dio attraverso la sua parola, che si fa carne, dove si ama la parola, dove si danza con la parola, dove si scruta quotidianamente la parola, perché la parola è la vita. Vuoi amare tuo figlio, vuoi avere discernimento per vedere come e che cosa dire a tuo marito o a tuo nipote o a quel parrocchiano? Scruta, siamo fratelli tutto il giorno ruminando la parola di Dio. Perché Cristo ci apre questa intelligenza, il proprio risorto, diciamo, aprire loro la mente all'intelligenza delle scritture, cioè all'intelligere, a vedere oltre, a vedere attraverso i fatti l'opera di Dio. Questa è la scrittura che si fa carne, la parola che si fa carne, Dio che si è fatto carne attraverso il suo figlio Gesù Cristo, la parola sua che si fa carne nella tua vita, per cui ogni effetto, ogni momento, ogni istante diventa il luogo dove conoscere Dio, Signore il nostro Gesù Cristo che si dona a noi. Per questo ricevi questa chiave e oggi, di nuovo, vengono a noi i profeti, viene a noi il vero profeta che si adagia sulla croce per stare nella tua morte e ti apri fuori. Amen. Grazie Don Antonello, come sempre, come ogni giorno, che ci doni la parola. Buongiorno a tutti quanti voi della pagina Amici di Gesù. Abbiamo ricevuto una parola molto complessa, molto difficile anche da comprendere, ma vi invito a rileggerla più volte questo Vangelo e a meditarlo. Vi voglio rinnovare la preghiera per questo papà, per Salvatore, il papà di una amica di questo gruppo, che gli è stato diagnosticato un male molto brutto, sperando che i medici si siano sbagliati. Invochiamo al Signore, leviamo al Signore la nostra preghiera affinché lo guarisca, se è secondo la sua volontà. Grazie a tutti, una santa giornata, oggi è il 17 ottobre 2019. Buona giornata a tutti. Da Emilio.